Benvenuti nel mio canale Creando con i filati. Il mio nome è Marinella e il protagonista di questo progetto sarà il filato ASYAR di color blu golden. Ha una composizione del 19% lana merinos, 11% acrilico, 70% poliamide. Ferri consigliati 4-5, uncinetto 6-8. Ogni gomitolo pesa 50 grammi ed è lungo 115 metri. Poi ci servirà un metro, 8 perle da 8 mm, un ago da lana, un paio di forbici, un segnapunti, un ago in filaperle ed infine un uncinetto numero 5. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Faremo un progetto facilissimo che sta spopolando sul web. Oggi vi farò vedere la mia versione. Parliamo della sciarpina Sophie Scarf. Allora, iniziamo prendendo l'ago in filaperle e facciamo passare il filo. E andiamo a inserire 8 perle da 8 mm. Inserite tutte le perline, possiamo togliere l'ago in filaperle. Realizziamo un gabbietto. Avviciniamo le perle e chiudiamo con una maglia bassissima. Tiriamo bene. In un secondo momento faremo sparire il filo in più. Iniziamo realizzando 3 catenelle. Filo sull'uncinetto dove abbiamo chiuso, vedete? Dove abbiamo formato il nodo per chiudere le 8 perle, entriamo con l'uncinetto e realizziamo una mezza maglia alta. Giriamo il lavoro e iniziamo col primo aumento. Facciamo una catenella, filo sull'uncinetto e lavoriamo una mezza maglia alta in costa retro. Abbiamo due asoline, 1 e 2, quella verso l'esterno. E realizziamo la prima mezza maglia alta. Nello stesso punto realizziamo una seconda mezza maglia alta. Inseriamo il marcapunti che sta ad indicare dove andremo a realizzare l'aumento. In questa terza riga andremo a lavorare le maglie sottostanti senza creare nessun aumento. Facciamo una catenella e una mezza maglia alta in costa. Filo sull'uncinetto, mezza maglia alta, mezza maglia alta, sempre in costa. Lascerò il marcapunti da questo lato che sarà ad indicare dove andremo a realizzare gli aumenti, alternando le righe di lavorazione. Abbiamo eseguito 3 mezze maglie alte sottostanti in questa riga e ci ritroviamo dal lato del marcapunti. Realizziamo l'aumento e facciamo una catenella, la prima mezza maglia alta, una seconda mezza maglia alta nello stesso punto. E abbiamo creato l'aumento. Quindi da 3 mezze maglie alte siamo passate a 4. Giriamo il lavoro e in questa riga lavoriamo le maglie come si presentano, senza realizzare nessun aumento. Giriamo il lavoro e realizziamo l'aumento.
Quindi, quando abbiamo il marcapunti da questo lato, andremo a creare l'aumento. Iniziamo con una catenella e una mezza maglia alta, più una seconda mezza maglia alta nello stesso punto e procediamo con le maglie sottostanti. E siamo passate a 5 mezze maglie alte. Giriamo il lavoro e procediamo con la riga di mezze maglie alte, senza realizzare nessun aumento. Nella riga successiva, quando ci ritroviamo col marcapunti da questo lato, realizziamo l'aumento e procediamo in questo modo fino ad ottenere una larghezza di circa 8-9 cm. Dunque sono andata avanti fino ad ottenere una larghezza di 8 cm per una lunghezza di 26 e ho eseguito un totale di 23 righe. Arrivata a questo punto non realizzo più gli aumenti, proseguite con le maglie sottostanti. Sono andata avanti per un totale di 56 righe, che corrispondono a 63 centimetri. Più 26, siamo arrivati ad ottenere una lunghezza di 89 centimetri. Arrivato a questo punto, procediamo con le 23 righe. In questo caso, anziché aumentare, andremo a diminuire. Quindi iniziamo con la prima riga. Allora, ci ritroviamo col marcapunti da questo punto, quindi girando il lavoro abbiamo il marcapunti da questo lato. Quindi possiamo realizzare la prima riduzione. Filo sull'uncinetto, una mezza maglia alta in costa non chiusa. Filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia successiva, prendiamo il filo e chiudiamo. E abbiamo realizzato la prima riduzione e procediamo con le mezze maglie alte fino al termine della riga. Completata questa riga, giriamo il lavoro e lavoriamo le maglie sottostanti senza realizzare nessuna riduzione. Completata la riga, giriamo il lavoro e andremo a realizzare una riduzione. Facciamo una catenella, filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e non chiudo, filo sull'uncinetto, maglia successiva, prendo il filo e chiudo. E procediamo con le mezze maglie alte in costa retro fino al termine della riga. Completata questa riga, procediamo con la riga di maglie sottostanti senza creare nessuna riduzione. Dobbiamo alternare queste due righe. In una riga facciamo una riduzione, nella riga successiva lavoriamo le maglie sottostanti. E procediamo in questo modo fino ad ottenere solamente due maglie.
Ho completato tutte le righe di lavorazione e sono rimasta con solo due maglie. Arrivato a questo punto, possiamo tagliare il filo. Prendiamo un ago da lana e facciamo sparire il filo di lavorazione. E voilà, siamo arrivati al termine del progetto e questo è come si presenta. Se non vi dovessero piacere queste perle, iniziate direttamente con la lavorazione. Nel mio caso ho voluto realizzare quest'asola con 8 perle in modo da chiuderla in questo modo. Allora, vi do alcune misure. Noi abbiamo iniziato una prima parte con degli aumenti per una lunghezza di 26 centimetri. Dopodiché siamo andati avanti lavorando le maglie sottostanti per una lunghezza di 63 centimetri. Quindi sono 26 più 63 per poi terminare con le riduzioni per altri 26 centimetri. In totale siamo arrivati ad ottenere una lunghezza di 115 centimetri. Questo è un progetto facilissimo e si realizza in un'ora. Quindi, se dovete realizzare qualche pensierino, in un'ora riuscite a crearlo. Per realizzare questa sciarpina avrete bisogno di pochissimo filato. Questo è il gomitolo che ho iniziato e mi è rimasto questo. Penso che il consumo sarà più o meno sui 30 grammi. Mi auguro che sia stato di vostro gradimento, se così fosse condividete e lasciatemi un like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi tutorial. Detto questo, vi abbraccio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.